In questo video parliamo di dialogo interno, vediamo quanto il dialogo interno sia assolutamente molto importante per aiutarci a raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi, per aiutarci a controllare quelle che sono le emozioni, per cambiare il nostro stato emotivo e per aiutarci a tenere la nostra motivazione sempre molto, molto alta. La cosa importante che dobbiamo capire è che la comunicazione è molto importante sia quando ci relazioniamo nei confronti delle altre persone, quindi quando comunichiamo con il mondo esterno, è anche molto importante quando comunichiamo con noi stessi. Altra cosa che dobbiamo capire che il nostro cervello lavora per immagini, e la comunicazione, per come la intendiamo noi, è un'invenzione dell'uomo, e ad ogni parola sono associate nel nostro cervello delle immagini. Quindi già da qui capiamo come l'utilizzare le parole giuste sia assolutamente molto importante per comunicare poi con noi stessi, con il nostro subconscio. Quello che regola la nostra vita è il nostro subconscio, che possiamo paragonarlo come 11 km sottoterra, mentre la nostra coscienza sono 15 mm. Quindi capiamo che il nostro subconscio è un'enormità, è quasi infinito, nonostante che il nostro conscio è sicuramente molto grande. Nel nostro subconscio ci sono poi tutti i programmi, tutte le nostre credenze, tutto quello che abbiamo imparato fino ad ora, le nostre esperienze fin da piccoli, e da qui c'è tutto il programma che poi dirige poi quella che è la nostra vita. Se noi vogliamo imparare a controllare noi stessi e dirigere un attimino quella che è la nostra vita, dobbiamo che innanzitutto imparare a comunicare con noi stessi, e quindi con il nostro subconscio. E qui capiamo quanto sia assolutamente importantissimo comunicare con noi stessi e con il nostro subconscio. La prima regola che dobbiamo imparare quando comunichiamo con noi stessi, anche per riuscire ad andare in gara e riuscire a esprimere poi il meglio di noi stessi, è capire che per il nostro cervello è impossibile capire quella che è la negazione, quindi il classico non. Se io ti dico non pensare a un gatto bianco che vola, tu cosa fai? Pensi al gatto bianco che vola. La stessa cosa, se io mi dico oggi non voglio perdere, quello che passa nel nostro subconscio è oggi voglio perdere. Quindi a una frase come oggi non voglio perdere è meglio dirsi oggi voglio vincere. Così facendo riesci ad avere sicuramente un'energia maggiore e un focus preciso su quello che vuoi riuscire a fare. Quindi la prima regola importantissima è esprimere sempre quello che vuoi quando comunichi con te stesso in modo positivo. Questo è sicuramente assolutamente fondamentale. Un'altra cosa molto importante sicuramente anche l'essere positivo. Quindi se sei in una gara, se cominci a pensare oggi mi sento male, oggi è una giornata, no, oggi mi sa che corro male, che perdo, che è meglio che non corro, capisci che quello che comunichi al tuo subconscio, quindi la direzione che dà al tuo subconscio, è quella di perdere, quella di sentirsi male, quella di fare un brutto tempo e una pessima gara. La cosa importante prima della gara, anche prima di un allenamento, comunque nel complesso, quando hai degli obiettivi, è cercare di pensare di riuscire a raggiungere questi obiettivi, cioè di cercare di capire come puoi raggiungere questi obiettivi. Chiaramente non è che basta pensare essere positivo, adesso io oggi vado lì, vado, vinco e faccio un ottimo tempo e faccio il mio record per poi realizzare la prestazione. Sarebbe sicuramente troppo facile. La base è sicuramente quello che è il dialogo interno, il pensiero positivo. Quindi se io prima della gara sono mi sento bene, se penso positivo, se penso che voglio vincere, sono e mi convinco, la cosa importante è anche non solo pensare così, nel senso se lo pensi ma non lo senti, già funziona poco. Devi essere convinto, come dico sempre, non pensare di essere veloce, convinciti di essere. Una volta che tu sei convinto, poi è molto probabile che riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi, e questo sicuramente lo sai anche per esperienza personale. E bisogna anche stare attenti ai pensieri negativi, perché questi si possono trasformare in quelle che sono le credenze e credenze limitanti, e una volta che c'hai poi delle credenze limitanti, poi è veramente difficile, praticamente impossibile, che riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi o comunque a fare grandi cose. Mettiamo il caso che ti capiti la corsia 1 nei 200 metri o nei 400 metri e tu pensi: ah, ecco, mi hanno dato la corsia 1, quindi per me è impossibile adesso correre bene, correrò un brutto tempo. E poi chiaramente ti convinci di questo, poi vai in gara già un po' demotivato, già un po' svogliato, quindi le tue energie sono sicuramente calate, corri, poi corri male, corri lento, fai un brutto tempo, e cosa succede? Dopo la gara tu dici: ecco, visto, te l'avevo detto che quando io ho la corsia 1 poi non riesco a correre e corro un brutto tempo. E da qui poi questo rafforza quella che è la tua convinzione, e quindi sarà per te impossibile, quando avrai la corsia 1, di correre bene.
Fermo restando che ci sono corsie migliori della corsia 1. Comunque puoi correre anche un ottimo tempo anche in prima corsia, come è capitato anche a me diverse volte e come è capitato anche ad altri. Se tu hai dei pensieri negativi prima di correre, quando sei in corsia 1, quando oppure se hai tu hai credenze limitanti nei confronti di quella che è la corsia 1, come può essere per il vento, l'umidità, la pista e tante altre cose, sarà poi per te impossibile riuscire a piazzare quella che è un'ottima prestazione. Quindi qui il dialogo interiore ci viene in aiuto. Col dialogo interiore possiamo cambiare quello che è lo stato emotivo. Se utilizziamo un linguaggio positivo, se diciamo che ci sentiamo bene, più ci diciamo che ci sentiamo bene, più ci diciamo che oggi siamo in forma, più ci diciamo che oggi posso correre una ottima gara, posso fare un ottimo allenamento, più ci riusciremo a convincere anche per il principio della ripetizione, che è un principio assolutamente fortissimo, per cui farò anche un video, e più riuscirai poi a esprimerti poi al meglio. Puoi fare anche un esperimento tu stesso, prova magari prima di un allenamento a dirti: oggi mi sento male, oggi le mie gambe sono pesanti, oggi correrò lento, e poi vedrai come andrai in allenamento. Il giorno dopo, comunque un altro giorno, prova invece magari a parlarti in un altro modo, prova a parlarti in attimo in modo un po' più positivo, e magari dirti: oggi mi sento bene, oggi mi sento in forma, oggi faccio un bel allenamento, oggi spacco il culo a tutti, e vedrai che molto probabilmente fare un ottimo allenamento. Da qui vediamo quanto la comunicazione interna sia sicuramente molto molto importante. Quindi quello che ti vado a consigliare è di stare attento a quello che ti dici, cerca di usare delle parole precise, cerca di usare delle parole positive, cerca di eliminare quello che è il non. Quindi magari al posto di dirti, come sento spesso dire soprattutto qua in Germania: oggi non mi sento male, prova magari a dirti: oggi se non ti senti male vuol dire che ti senti bene, quindi ditti: oggi mi sento bene, e vedrai che questo aiuterà a cambiare quello che è il tuo stato emotivo e ti darà anche tante energie in più sia in allenamento che in gara, e ti permetterà poi di essere sempre più in foco su quello che è il tuo obiettivo. Quindi il mio consiglio di oggi, di questo video, è di cercare di fare attenzione a quello che ti dici, alle parole che dici, esprimi le cose in positivo, evita di dire il non. E l'ultima cosa che voglio dirti è: non pensare di correre veloce, convinciti di esserlo.